10 aprile del 2024. Siamo lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Santa Maddalena, Gabriella di Canossa. Canossa è il cognome. Mentre è nata a Verona nel 1774 e morta sempre a Verona nel 1835. Famiglia nobile, agiata, ricchissima. Però morì il padre, la madre si sposò in seconda nozze. Quindi lei ebbe un padrigno. Crescendo fece due volte l'esperienza al Carmelo di Verona, ma poi ne dovette uscire perché doveva badare al patrimonio paterno. Amministratrici, avendo tutto in mano, pensò di servire i poveri della periferia di Verona. Questo entusiasmò anche altre donne, per cui si recarono a Venezia, a Milano. Per cui sorse come una congregazione di quelle fondatrici che si chiamano Figlie e Figlie, perché c'è anche la fondazione maschile, Figlie e Figlie della Carità. Volgarmente sono dette carossiane. La sua regola fu approvata nel 1828 da Leone XIII. Ora il sostituto contra 4.000 aderenti diffusi in tutti i 5 continenti, con l'ideale, il carisma, non solo di servire, ma anche di istruire. La carità completa, integrale. Elevare la dignità di persone umane, specialmente poveri. Il Vangelo è secondo San Giovanni, capitolo 3, 16, 21. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigeno figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre invece della luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene la luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Per farci comprendere quando Dio ci ama, si presenta come un padre che sacrifica il suo figlio unigenito, che lo manda tra gli uomini non per condannarli ma per salvarli, e abbracciando Gesù la nostra umanità fino in fondo cade nella malizia, nella malignità umana che subisce per dimostrare l'amore del Padre e l'amore suo e l'amore dello Spirito Santo. Giovanni continua a dire che chi crede a questo, che veramente è venuto per salvarci, è salvo. Chi non crede è già stato condannato, cioè rimane nelle tenebre, perché Gesù è la luce. Gesù è luce e chi vuole fare il bene lo fa alla luce del sole, ma chi fa il male lo fa nella notte, nelle tenebre, perché le proprie opere non vengano viste. Però oggi ci accorgiamo che li fanno anche in pieno giorno, perché non hanno paura della luce. Ma la luce vince sulle tenebre, questo è il concetto. Perché l'amore vince tutto, omnia vincit amor, l'amore vince tutto. Chi crede è nella luce ed è salvato. Chi non crede rimane nelle tenebre ed è già stato condannato. Crediamo fermissimamente che Gesù ci ha amato tanto, ad abbracciare la sconfitta umana sulla croce per amore. Accettiamo l'amore infinito di Dio, che non poteva essere dimostrato altrimenti all'umanità depravata, oscurata. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi e mi dia la sua pace e la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per i sofferenti di ogni tipo, perché abbiamo la luce di Dio. Sentano caldo, tenero, appassionato l'amore di Dio, che non va a preferenza di persone. La
l'aiuto ce lo dà la Madonna. Immacolata e addolorata. San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Santa Maddalena di Canossa e tutti i santi e gli angeli, con San Michele, Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Alleluia, alleluia. Possiamo dire che siamo salvati, amati e stimati.